Chiamiamo così anche la quarta e ultima batteria. In corsia 1, Martina e Roberta Lacatuso. Alla 2, Giulia Raccagna. In corsia 3, Anna Porcani. Alla 4, Barbara Pozzobò. In 5, Giorgia Cosetto. In 6, Angelica Piccini. Alla 7, Vittoria Gai. In corsia 8, Beatrice Baccani. Siamo nelle ultime due batterie, quindi quelle con i 16 migliori tempi di iscrizione, nei 4 stili, a differenza delle altre, solo le ultime due sono teste di serie, secondo me avviene anche agli eventi internazionali e assoluti. 1,3,66 Elena Pavanna, in corsia 5 Zeslav Montebelluno, passaggio ai 100 metri, prende il comando però in questo terzo tratto di 50, Silvia Moretto alla 4 per l'Antares. C'è divisione di categoria, l'abbiamo più volte ricordato, in questa gara di 4 stile, quindi prevista un'unica finale al femminile e una maschile. Più giovani in acqua sono Monica Marcun, corsia 6, gran bella prestazione sui due stile, ha notato 2-4, e Giada Zetta in corsia 7, specialista dei misti e anche lei. 2:11:46, Moretto alla metà gara ai 200 metri, inseguita da Teresa Malipiero. Pisauro in corsia 3, 2:12:76, quindi Martina Colodè, 2:13:46. Moretto sempre sul 33,5 più o meno ogni 50, durata del 300, 33,44 ancora, Malipiero 34,20, quello del 33,93. E 70 Silvia Moretto, quest'ultimo tratto di 50, quindi collo del che sorpassa e si mette in seconda posizione, Malipiero in terza, quindi già dal Zetta in 7 a caccia di un posto nella finale di questo pomeriggio, quindi primi riferimenti importanti che arrivano sia per la vetta che per l'ottava posizione. Andiamo a vedere i responsi cronometrici sempre ufficiosi, quindi la vittoria intanto Silvia Moretto con 4:25:81, quindi Malipiero 28:48, Colodel 28:58, Alzetta 29:76. Quindi ci siamo alla partenza, quarta e ultima battaglia.